siamo, chi se ne frega, alle 13:29, manca un minuto e sinceramente andrà a mettere altri 5 minuti e 12 di pre-live, era un po' eccessivo. Buon pomeriggio signori, buon inizio di settimana, buon lunedì 10 ottobre, la vostra Tech 85, piove che Dio la mandi buona, anche se in questo momento è spuntato il sole, ma è un sole di merda. Buon pomeriggio, come state signori? Ciao Felix, ciao Cicatto, ciao Mario, ciao Sisa che non mi saluta perché sta facendo la verità cuoco e ciao Giacomo, come va signori? Bentornati su Caped, da un paio d'anni ho finito la live, 2 anni, forse addirittura 3, non mi ricordo, però siamo qui pronti per giocare al DLC di Caped. Pasta, pomodorini e speck. Grazie Sisa, ogni volta benvenuto in cucina con Sisa. Oggi prepareremo la pasta, pomodorini e speck. Bravo Giacomo che già riscatti le cose, così andiamo a fare adesso. Come va signori? Tutto bene? Cosa vi raccontate di bello? Come è andato data questa primo giorno della settimana? Spero bene, non ho fatto un caso che ha piovuto, quindi Ciccia, Giacomo, Marco, Felix, mi scrive i nomi, Felix. L'unica cosa che fa è successo oggi è che hanno portato le piante che abbiamo ordinato per casa nuova. Sono arrivate arance, mandarini, limoni, eccetera, eccetera. Non possiamo piantarle perché piove, quindi aspettiamo domani, probabilmente. Se puoi portare Rufus alla veterinaria a fare un controllo, bravo Giacomo. Io dove. C'è la mia che ha l'occhio totalmente rosso. Cioè, ho un po' di paura, però lei ci soffre, quindi sto mettendo la pomata. Speriamo vada bene, perché il ragazzo ormai ha 15 anni di vita, mi preoccupo ogni minima cavolata che ha, io mi preoccupo, mi fa sempre male, fa male sempre il petto. Clementina e Besta Grume, sembra che l'ho vista che ha preso delle arance Clementine, c'era l'etichetta e sembra aver letto Clementine, solo erano praticamente fradici, non sono andato a vedere l'etichetta. Dovremmo piantarle, i miei hanno deciso, dobbiamo piantarne una ciascuno, così appunto, tra qualche anno quando saranno grandi puoi dire questa pianta l'ho messa io. Mi frega un cazzo a me, tanto non li mangio, quando sarò da solo moriranno, poveretti. No, ci baderò, ma non, li, ba, me mi accontento dei limoni, arance e mandarine sinceramente. Mi irritano il colon, purtroppo. Pianto un fico. Ce l'abbiamo i fichi? No, qui non ce l'abbiamo perfettamente. No, fichi no. Per ora piantiamo queste. Sono già soldi buttati. Perché ho detto aspettiamo, facciamo la casa prima. No. No, ovviamente non dobbiamo fare la casa. Pensiamo agli alberi da agrumi. Poi, se avanzano soldi, sistemiamo la casa. Se non si riuscirà a fare la camera da letto, i miei li faccio dormire sotto gli alberi che hanno appena comprato. Allora, signori, io direi iniziamo perché Cuphead non lo gioco da anni e quindi non mi ricordo più come si gioca. Ma che so, no, sì, vabbè, si sa, ma io sono d'accordo. Cioè, si scherza, sono debuttati in questo momento, cioè, nel senso io l'avrei preso dopo che abbiamo sistemato casa, col budget che avanzava si compravano le piante. Tutto qua, ma io sono il primo a volere le piante. Non voglio piante di olive. Non ne voglio manco ammazzate, abbiamo tolte tutte. Ma almeno le piante di agrumi le voglio. Perché, sì, è vero è che non mi piacciono tanto gli agrumi. Però i limoni servono, granite, il tè, eccetera, eccetera. Vabbè, l'arancia, la spremuta d'arancia la mangio, la bevo. Comunque, sì, fate lo scherzo di investimento, ovvio. Noi volevamo pure prendere delle galline, fare un pollaio. Allora, si sa. Ti parlo per esperienza, perché le abbiamo raccolte per anni. Mio padre le ha raccolte per anni, io l'ho aiutato per anni. Sono troppo impegnativi. Cioè, andare a fare. L'olivo è impegnativo. Andare a raccogliere con gli attrezzi che noi abbiamo, cioè con i legni. Cioè, per noi è una sfacchinata. Io non mi posso più abbassare. Io non mi posso abbassare. I miei sono alla soglia dei 70 anni. Andare a piantare delle olive che poi si infrascano, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso di toglierle e fare più agrumi. Una pianta d'oliva è rimasta. O una o due, aspetta, fammi ricordare. No, una ne abbiamo. Ne ha lasciato una dove che sta farà che sovrasterà il nuovo magazzino che andava a comprare. Quella sola è rimasta. Non dimmi perché l'hanno voluta tenere, probabilmente tanto per dire ci sono delle olive. Cioè, per raccogliere quelle non ci fai nemmeno un bicchiere di petrolio. Un bicchiere di petrolio. Un bicchiere di. Di olio. Vabbè,
Vabbè, queste sono scelte che fanno i miei genitori, non mi interessa. Signora, a proposito di scelte che a me non mi interessa, anche perché prendere qualcuno. Sì, sa, ma ero. Non avevamo tanto a quel punto, capito? In quel senso lì. Signora. Allora, ragioniere, che È fa? arrivato Reza, possiamo Batti? partire, Mi deve tu? No, no? Grazie, dicevo, Reza, anche a batti lei e famiglia. lei? Ah, congiuntivo. Sì! Aspetti. Dimmi, Lezza, cosa vuoi? Mentre diamo a i punti sono servite. I punti sono serviti, amici. Eccoci qua. Grazie, sigla. Giacomo e Felix, siete i due che hanno riscattato i punti sono serviti, quindi io direi di. No, ma ero molto meno, sì, saranno 4 massimo, capisci che mio padre ha deciso di togliere. Giacomo, iniziamo questa settimana con te che hai riscattato la quota. Vediamo un po' come inizia questa settimana. Vediamo un po' con la quota cosa regala Giacomo. La truffa! Come iniziare bene la settimana? La frutta per Giacomo, secondo Felix. Vediamo invece a te cosa regala questa quota, se sarà truffa o sarà zero. Con la F di Felix. Come stai, Eliezer? Come vanno le robe? Dolce 6.000, quasi il massimo per Felix. Quello già è fatto, si sa. Quello già è fatto. È già pronta, se già con una frutta meglio di un calcio in culo, no? Adesso lo mettiamo qua e poi lo mettiamo qua. L'orto è già fatto. Mio padre ha fatto i meloni, i cocomeli, quello che noi chiamiamo melone qualsiasi cosa. Il cocomelo, il melone rosso. Infatti, ha piantato i pomodori, già belli steccati. La tuca ancora non l'ha fatta, però la farà perché la facevamo nei vasi, figuriamoci se non la fa lì. Non è formaggio, visto? Finalmente, finalmente, Felix. Abbiamo lo spazio per fare robe, per ora un po' di meno, poi appena finiremo i lavori, abbiamo un bel po'. Ciao, ma buongiorno Nicola, ma figurati, salutiamo solo il moderatore, ma chi se ne incula lo streamer? Beh, va bene, ciao, ciao, persona sul cucuzzolo del Vesuvio. Andiamo a giocare, ma che già questo qui mi inizia a triggerare. Allora, signori, Cuphead, no, ho paura, devo essere sincero, ho paura, però dobbiamo farlo, sono qui. Per voi. Grazie Nicola. Grazie. Grazie, adesso sono contento. Vabbè, i tre disgraziati bastardi. Eh? È alto il volume. Aspetta, è alto il volume. Minchia, sto insordendo. Pure è basso. 40. Che hai combinato? Grazie Nicola, già iniziamo, vabbè. Grazie Nicola. No, non mi arrabbio. Allora, ma come si entra nel DLC? Vabbè, è già installato. Inizia. E là, questo sarà da qua. Principale 105, DLC 0. Tanto c'è un salvataggio da qui. Basta! Cuphead. Calice delle meraviglie, ha un messaggio urgente per voi. Mi trovate sulla costa, tazzina. Ok. Madonna, quanto tempo non si giocava. Ciao, Ludo. Ditemi com'è l'audio, grazie. Sei alto. Siamo venuti fin qua, siamo venuti qua. Qua con se sta, sicuro. Calice delle meraviglie, mi ha affidato un messaggio per te. Ha bisogno del tuo aiuto. Un'isola lontana, una scoperta misteriosa. Il vascello attende, è ora di salpare. Sì, tanto io penso di aver fatto tutto.
Nicola, che simpatia. Oh, che bello sono. Vediamo la mia fanbase almeno tre volte la tua... Ma no, che cazzo è diventato questo canale di Sisa? Cerca di stare calme. Vediamo la mia fanbase. La fanbase della minchia. Cosa mai... Cosa avrà mai spinto Calice della Maglia per venire fin qua giù? Con i pompieri di giù. Acciderba, Cuphead, non saprei. Spero che stia bene. Siamo davvero lontani da casa. La minchia. Per tutte le trottole, ce l'avete fatta ragazzi, tutte le trottole. Una notizia formidabile. E ha a che vedere con questo frollino qui. Scusami. Date un boss e vedete voi stessi. Vabbè. Che cazzo succede? Ma l'ha trollato! Ha fatto morire Magman! Ma scusami! E fai chiaramente la trappola, Giacomo! Non è sempre. Non è stato il canale di Sisa, ma lui è stronza. Che succede che ho finito tutto sotto. Eh sì, God Magman! No, vabbè, diciamo. E Calice come vanno là, che esatto. Se quindi ragazzi posso spiegarvi tutto, ok. Per anno ho cercato il modo di fuggire dal piano astrale, ma niente aveva mai funzionato. Finora, ragazzi, vi presento Pinzimonio Salieri, il più grande cuoco che ci sia. Che cazzo sto stagendo? Benvenuti amici, benvenuti nella mia panetteria. Ah, Calice, il mio frollino ha funzionato a meraviglia. Bastardo, tu e lei pure. O per tutte le stelle, che succede? Ma... Ah, suca, eh? Scusa, sono di nuovo un fantasma. Oh bella, quanto volubile quel frollino. Dolce sapore, ma di breve effetto. Ma non vi angustiate, mie piccole tazzine. Esatto. Ho elaborato una nuova portentosa ricetta. È diventato un gioco di cucina. Un solo morso di questo fantastruffolo e avete il completo controllo del piano astrale. Questo fantastruffolo la riporterà in vita una volta per tutte. Aspetta, questo fantastruffolo la riporterà in vita una volta per tutte senza doverci scambiare di posto cose simili? Ma certo che sì! C'è solo un problemuccio. La ricetta richiede ingredienti eccezionali, custoditi dai più temibili nemici. Non sei deciso tornato una volta, esatto. Nicola, è tutto questo. Non è fuori tempo, fuori tempo. Beh, se Fantastrufolo servirà a riportare Calice alla vita, allora per dirci pacco troveremo quegli ingredienti. Sì, ma come torna alla vita, scusa? Esatto, diciamo. In guardia, intervide tazzine. Recuperare quegli ingredienti sarà una sfida di ingegno e volontà. Ma ricordate che, come ogni buon piatto, gli ingredienti segreti sono anima e cuore. Non è vero, sono stronzate queste. Allora, dai, fammi ricordare le cose. Ok. Ok, io c'ho oh, questo qua e questo qua lo lascio. Quindi non ho nemmeno il Perry. Mentre sarete a zonzo, continuerà a perfezionare la ricetta. So bene che tenete il massimo per dare vita al fantastruffolo. Fantastruffoli! No, scusa. Gli ingredienti leggendari vi attendo, amici miei. Dove è il sale? Ma come dove è il sale? Testa ce l'hai! Sì, sì, lo so, Felix. Non ho messo... Non ho come potenziamento, seconda arma, il perro automatico. Quindi l'ho lasciato così. Ho sconfitto King Desk così. Un'ultima cosa, ragazzi. Ricordate di assegnare quel bel amuleto a forma di biscotto nel menu se volete combattere nei panni di Calice. Sono buoni gli struffoli, mi fanno. Minchia. Allora, sparo A, inventario. Sparo B, cacciatore, la super. L'amuleto e la bomba fumogena, no. Potrei usare il doppio salto, la parata in scatto e la capriola invincibile. Tanto, ecco, questo è tutto il riassunto. Ciao, Uli.
Ti ricordo, puntata massima, gente qua. Redado, 12 minuti e 11 l'ho fatto. Satanasso 1,58, madonna. E basta, andiamo così, vediamo cosa succede. Sono monete, cos'è questo? No? Ultime notizie, Pinzimonio Salieri premiato miglior pasticcere del mondo. Oh, siete con le tazzine che hanno assistito Satanasso, non è vero? Quest'isola è tosta, ma se avete dato il benedetto a quel demonio, servitevi pure. Vedete questi quattrini, avete fatto un favore al mondo. Minchia, va bene, grazie. Grazie mille. Scusa? No, fammi vedere cose qua, perché qua si entra da Pinzimonio. Ricetta per calcio. Piscetto secondo. Bella. Ah, aspetta, c'è il tutorial di scatta in parata, para con gusto e scatta in tavolo. Ok. Doppio salto, capriola e schivata. Aggiungi due salti, slancio quanto. Ok, sì. Poi fare la capriola schivata. Aspetta, non capisco cosa devo fare con quel coso là. Ah, ti acqua probabilmente. No. Non l'ho capito, vabbè. Ho capito i tasti, ma non ho capito come dovevo fare la sua. Io direi di iniziare. Invece. Alla cocca della rocca. No, top R, ragazzi. Oi la lat. No, oi la tazzino. Mi do il benvenuto al mio fluttuante palazzo. Dov'è che si. Io sono l'unico e vero sovrano, il re dei giochi. E Yugi muto, il re dei giochi. Da lungi vivi di combattere con zelo e baldanza iosa. Ed eccovi, concedo un posto nel mio real torneo. In coteste pugne a nulla serviranno armi e amuleti. Per sopraffare i campioni miei dovete trovare sistemi d'alta fatta. Dalle vittorie alle ricchezze, ora la pugna, orso. Pugne tutte scalative, pugne. No, non credo sia. Devo entrare già qua. Datemi il tempo di capire un pochettino. Oh, ok. Finalmente. Contrabbanditi nel rischi per fiaschi. Va bene, non male. Si gioca facile qua. Gioca giusto. Aia. Ah, non so giocarci più. Aia, non so giocarci più, eh. No, aspetta, devo riprendere la mano, eh. Devo riprenderci la mano tanto. Minchia, devo prendere. Come torno come? Non voglio essere Cuphead, non voglio essere. No, ho saltato. Vabbè. Non prendo il perro. No, madonna. Ma sto passando adesso. Ah, così è fatto. No, ma ci si per. Sì, basta dirlo, raga. Ora io ci perderò live sul live su sta cosa, io me lo dico. No, bastardo infame è venuto dietro.
Vabbè, io la mignotta. No, vabbè. Ma io non ci so più giocare. Non ci so più giocare, raga. Ci so più giocare. Non so più giocarci. Devo prendere solamente la mano. Non ha preso. E porca puttana, però. Io voglio togliere queste bombe dalle balle. Ti perri. Vabbè. Va bene. Sto subito. Madonna, saranno delle live pazzesche. Saranno delle live totalmente sbagliate in tutto. Fammi togliere il minuto questo. Per forza con calice devo giocare. Devo giocare per forza. Non voglio giocare. Fammi provare così. Oh, tanto sono capito. Ok. No, aspetta, sì, sa, questa live sarà un enorme tutorial di Cuphead, perché non me la ricordo più il gioco. Ciao Giacomo. Sì, Mario, sì. Stupido. Proprio perso. Madonna, ragazzi. Oh mio Dio, che stronzata sto facendo. Non ha saltato, vabbè. Mamma mia. Dovevo probabilmente allenarmici a Cuphead prima. E porco demonio! Vabbè. Con calma. Cioè ragazzi, voi non mi avete visto le live di Cuphead quanto sono durate. Non ha preso il pelle, beh. Demonio. Ciao Nathan. No, io nemmeno questo farò oggi. Agumon è uno dei miei personaggi preferiti. Lo guardavo sempre su Pokémon, specialmente quando si evolve in Charizard grazie ad Ash. Pacco demonio. No, no, no. Pocco. Ma non ha fatto un cazzo proprio. Thank you.
Datemi il tempo di riabituarmi e tutto, raga. Cioè, ci potrà volere una live intera. Porco demonio. Dove sono? Il per di merda. Dai, sto andando più avanti del solito, no? Così lo colpisco. Ma porco te... Minchia, l'ho ucciso però. A fanculo. Ma porco disco. Scende giù, non scende. Calme. Vedi che stiamo andando sempre più avanti. Devo solo... Porco disco. Tutte lì. Con le cose vicino a 9 devo restare in tema, va bene. Dodo. Grazie, Rieza, minchia, guarda, tuppa. Scaso, peradoro, scaso. Lo colpisco qua. Solo tempo di abituarmi, ci dovete dare. Va bene. È che non faccio il per. I piselli. Ma porco demonio, è vero. Prima fase finita. E che così, bebè, tu, sì, che cazzo sono tutte queste cose qua? Calma. Ma che cazzo ne so cosa succede dopo? Ma porco demonio. Fabio, dai. Se non l'ho colpito, ho sbagliato. Sono abituato a tutte ste robe a schermo. Tanto quello è il perri, tra l'altro. Ma vaffanculo, vaffa. Dai, non manca... Cioè, oh, era alla fine. Dai, era alla fine della prima fase. Pensa tu quanto siamo messi bene. Thank you.
Vabbè, la prima fase l'ho capita più o meno. Il problema è non prendere danno. Bravo Fabio, sempre lo devi prendere. Ma porco demonio! Sto cazzo di merda della minchia! Quei piselli sono che fanno... Ok, ho capito più o meno anche la seconda fase. Più o meno ho capito la seconda fase. Allora, la prima adesso che l'ho capita è relativamente facile, se non prendo danni. La seconda credo di aver capito che se cazzo di onde devo stare attento ai colori, appena diventa rosa, ci muoio. Ok. State calmi tutti. Ora, il mio obiettivo è... No, non la prendere danno come un pirla, però vabbè. Ma porco demonio cornuto satanasso. Fam. Danno, danno a K, bravo, fa prendi danni a K. Ma io vorrei vedere voi, ma... cioè... Che sono stupido io. Che sono stupido io. Ma mi ha spawnato nel culo quel... Cuca. Ma porco di bu... No, ho i piselli. Sono morto per i piselli. Era quasi alla fine. Va bene, Nicola. No, cioè, io ho paura delle tutte le altre fasi. Quello. Sono salvato. Preso danno dal... Non mi sono salvato più. Non mi sono salvato più. Mi chiamo Piselli, si sa. È il verme. Minchia, che cazzo. E vaffanculo, si sa. Minchia, ti devo dire le cose giuste sempre. Oh.
parte. Da. Ok. Fatto, c'è arrivato con quanto? Con due vite? Lo so che li perdo come un cretino, Nicola. Però il tempo di abituarmici di nuovo dopo. Cioè, ecco. Guarda la stupidata che ho fatto. Cioè, non è che dopo due anni e mezzo non tocco Cuphead ci so giocare di nuovo. Cioè, l'ho finito Cuphead in live. Ma devo andare a ricordare tutto. Come se rifanno i perri. Bravo, stupido di merda. Ne perderò e ne perderò tantissime da qui a quando... prima di finire sto livello, eh. Devo ricordarmi che ho la fumogena che mi scuda. Poi c'ho questo che non è che fa, non fa tanto danno come armo. Dai, io... stupido. Ci sono andato sopra, colpa mia. In più li chiamo Pisel. Porco demonio. Li chiamo Piselli. Credi che quando esplode i fermi sembrano dei piselli. Minchia, devo. Cioè. Mi frega un cazzo del ferro a me. Qui non capisco invece. No, non sono riuscito a fare la scivolata. Il perry ti dà una carta in più subito. Qui non sto capendo, c'è il tempismo della schivata. Però minchia, ci sono arrivato con 3 vite. No Fabio, se non gli tocchi il culo. Il problema è del perry, non voglio rischiare, non sono più capace a farle i perry.
Cioè, quindi non lo voglio fare, non ci voglio proprio provare a fare il berry. Da Fabio. Peccato. Qui è che non capisco. Colpire il grammofono oppure no? No, Fabio! Ma sul grammofono... quello è il dubbio, come se devo picchiare alla fine. Perché devo fare su, giù, su, giù. La tizia, questo è un cazzo, devo mettere dal lato dove sta di più qui. Ora ci vorrà un po' di tempo. Allora, qui ormai, diciamo che sono un coglione. Non ce l'ho fatta. Non mi fa fare il perry lì, il perry, la fumogena in tempo. Allora, devo stare da quel lato, lei sta di più di là. Stiamo calmi. Madonna. Non mi dire niente. No Fabio, perché sei stupido coglione? Minchia, mi sono fermato come un pirla di merda. Io mi rendo conto degli errori che faccio, eh. Ma io non me ne rendo conto.
Ho capito. Va bene. Ero quasi alla fine della seconda. Ora io ho un grave dubbio. Non mi ricordo più come si fa l'ulti. Un attacco della senda che trabocca dalla testa. Ok, l'ultra seconda attraverso il piano astrale per diventare brevemente immune al danno. Manipola la spirito a coppia insieme. No, lasciamo così. Non mi ricordo il tasto con cui si fa l'ulti. Ciao Moreno. La mini ulti di cui non mi ricordo nemmeno quale tasto si fa, quello è proprio. Cioè non essendo, non la sto facendo l'ulti, quindi non mi ricordo proprio. Nemmeno. Fabio, quanto vicino? Madonna! Ci ho fischiato grosso. Ma sono pirla, sono! Allora, io devo fare alla seconda fase con tutte e tre le vite. Avanti. Questa è una cagata. Ora che ho capito è una cagata. Ciao Fabio, sì, l'ulti con la B. L'ulti con la B. Lo so, Ludo, ma non ce l'ho e non lo sto usando, però. Che colpa ricerca comunque non fa tanto danno. Bravo. Ma sta parlando a telefono. Ma gli dà proprio un calcio, poveretto. Ciao. Ho una vita. Cazzo! E switcha sta minchia! Ok, questo posso usare effettivamente il colpo a ricerca nella seconda fase. Hank, grazie per il follow. Un attimo di lucidità sono riuscito a leggere chi è. Ma porco! Calma. Scusate, se ovviamente non vi leggo più di tanto, ragazzi, capitemi. Costa! Mamma mia! Costa! 41 mesi!
punto esclamativo capelli. Grazie, ciao Crosta, grazie mille per il 41 mesi di Prime. Come stai, Crosta? Tutto bene? Grazie ancora. E quanto quello super, non è che saluta ciò, tu quanto di tempo l'hai fatto questo, boss? Fanculo, si sa. Come va, Crosta? Ho preso lo stipendio e lo sto facendo... Ottimo, Crosta. Ottimo, beato tu. Aia! Ciao, Hank. Buon pomeriggio. Ecco, ciao. Mi sono distratto. Sono morto. Per chi sta guardando adesso sta live, ragazzi, non tocco Cuphead da 2 anni. 2 anni abbondanti, Quindi lo sto usando adesso. Lo sto giocando adesso, al DLC. Dopo 2 anni non giocavo a Cuphead. Forse era meglio che facevo con Dallas la serie, la coop, che voglio farla in live e poi fare il DLC. Forse era effettivamente meglio. Subito. Scendi, Cuphead! Intanto devo capire. Porca troia. Scusate, mi concentro un po'. Porca puttana! Porca puttana, ero là, cazzo, ero là. Devo comprare un nuovo sparo. Minchia, ce n'è uno nuovo? Nella riga centrale a metà schermo mi consiglio. Ma già per male sto capendo, Cioè ho capito la prima fase, ormai bene o male la so, non dico gestire perché ti prendo danno. Madonna che culo! Madonna che culo! Madonna! Vabbè, questa fase più o meno... Vabbè. Ma vaffanculo! Sto sotto, Crosta, io però sono concentrato, sto sotto, alla fine devo solo evitare sti cosi qua. Verme di merda. Guarda tutte, devo prendere sempre tanto, è colpa di quel verme verde. Cosa succede? Cosa avete scritto?
Tutto il gioco, va bene. Tizio per. Allora, devo stare qua, Crosta. E se sto qua, che faccio? Non so come gestire sto pezzo qua. Cioè, io mi riesco a muovere bene o male, ma... Ah, vabbè, perché non arriva... Gente in mezzo! Ma mi arriva la coso lì, il suono, no, diciamo che riesco a fare lì. Devo battere solo a raggio, ok, però, cioè, non lo so, vediamo. Io però mi sto trovando discretamente meglio con quella maniera lì. Decido a fare quante vite. Ah, sì. Ah, dici, in caso sviscio con la smoke di attentare. Ora proviamo. Vediamo. Io devo fare danno per... un po' di danno lo vedo. Ma lo schifo. Minchia, mi è venuta addosso. Ho sbagliato. Ho capito cosa dici tu. Ho capito. Al centro, non venendo nemici, io riesco più o meno a schivare con la smoke i raggi, che non ce l'ho fatta, no? Cioè, questi Hank mi pigliano per il culo perché sto facendo un cazzo, cioè dopo 2 anni che non gioco Cuphead, cioè rendiamoci conto, mannaggia a Caesar. Ok, ora io alla seconda fase sto al 100, al massimo tento proprio di affanculo, Nicola. Ora io perdo e ti faccio perdere i punti. Infatti non conosco nemmeno la terza fase, quindi è ovvio che sarà una sconfitta totale. Ciao, let's play. Io non ricordo cosa ho mangiato oggi, devo ricordarmi come si gioca. Porco dei scao! Cosa hai divinato? Si sa? Sbagliato. Ci sono andato sopra. Appunto, non sbagliare a cancellare i messaggi. Devo schivare tutto dall'altro lato, ok, quindi devo fare proprio una schivata totale da un punto all'altro. Sì, effettivamente. Proviamo. Bravo Fabio. Va bene, Nicola.
Vabbè. Non voglio interrompere la partita per una vita persa. No, non ce l'ho fatta. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Lo faccio a modo mio adesso. Ci muoio. Cioè, evito le cose e poi prendo il danno alla tipa. Evito la tipa e prendo il danno delle cose. Ma porco demonio! Vabbè. Stupidata su stupidata, bravo fatto. No, no, voglio farlo a modo mio, ecco. Modo mio, ci ho fatto la cagata. Posso dire che aver fatto la scommessa con un limite di tempo e non era tipo entro fine live da stronzo, si sa. Io te lo dico. Cioè, non è che alle 2:30 è finita la live. Vabbè. Mi spawnano nel culo le cose qua. Bravo Costa, tanto io ci passerò tra un qualche mese. Così è più sfida, così è più stronzo. Sapendo che non lo tocco da 2 anni il gioco, mi mette il limite di finire un livello? No. Topolini, non c'ho i mega 2000, mega 3000. Tra l'altro non so dove, cioè, solo pensiero di andare a posizionare a casa nuova, non so veramente dove andare a buttare. Se poi magari evitassi di fare ancora l'abbonamento, sarebbe anche cosa buona e giusta. Demonio. No, stupido. Cazzo. Dai, avevo l'ultimo. L'ultimo, sì. Vedi che così riesco a farlo meglio. Patata, sì. Non ho manco finito il terzo. Non sono manco arrivato alla terza fase. Vedi. Oh.
Vabbè. Piselli. Vabbè, salta tutto, ma tanto è scendeggio, dai, mi raccomando. Ha danneggiato? Va bene. Non è vero. Non è vero. Cioè mi sono girato e ho premuto per lo dash e non me l'ha fatto. Non è immediato come mi ricordavo, ecco, magari ripeto, mi ricordavo male io. Io mi ricordo delle live di Cuphead, erano più volte più live sullo stesso posto. Cioè tutti li sto prendendo, tutti. Io ho sbagliato. Questa è la colpa mia, proprio della stupidità di dire non voglio fare il dash lì perché tanto lo evito. E poi mi arrivava. E ho perso tutte e tre i danni lì. Tutte e tre le vite lì. Non ci scendo, c'è la bomba. Ah, Cristo di Dio, queste cose che lancio. Vedi che ormai bene o male qui ci arrivo. Fabio, ma sei stupido, sei. Ma a parte che alla fine. Sì, io perdo le vite. Sì, sì, Nicola. Io perdo le vite come un fesso. Sì. Come l'ho sempre fatto su Cuphead. Io perdo le vite per le minchiate, ok? Nelle cose semplici io ci perdo le vite, ecco. Ma lo ammetto, beh. Lo ammetto che perdo le vite nelle minchiate, cioè è palese la cosa.
Vedi com'è qua bene o male. Riesco a gestire tutto. Qualche danno lo prendo, però. Se ce l'ho morto. All'inizio lei quante volte ci sono morto qui? Tipo adesso. E ci sono andato sopra. Beh. Io vorrei arrivare a entro fine live. Entro fine questa live. A vedere la terza fase. Non dico di finirlo. Non lo finisco questo livello in una live. Se voglio rompirla, no? Se uccido sale il perri, sì, fino a quando non uccide me. Vedi, qui ci ho perso una vita comunque, tiro. Fabio! Ma perché sempre là? Perché sempre là? Cazzo, è oltre, basta! Oh. Cazzo! Due volte che muoio, Cristo di Dio! Oh! Cazzo di Buddha! E basta! Ogni volta arriva davanti e non vuole! Sì, l'ho visto, ha fatto l'animazione della morte. Quindi, già, sono andato più avanti. Però diciamo a modo mio, con la mia tecnica ce l'ho fatta. Cioè. Vabbè. Va bene, i fagioli di merda. Sono un birbantello. Porca miseria. Madonna! Va bene Fabio! Va, due vite a minchia! Due vite a minchia! Ho perso due vite a minchia! E ci sta bene, ci sta! Ciao Rick! Ma lì si sono morto io, raga, semplicemente. Non aveva senso andare con una vita. I piselli di merda. Ah!
questo gioco lo amo. Minchia, ma è talmente ecco. E poi sono stato stupido. Sono stato proprio stupido. Stupido. Poi io non ho visto nulla, non so come sono le fasi. Cioè io ho visto, c'è gente che seguo che faceva Cuphead, non l'ho potuto guardare. Io se devo giocare un gioco non voglio avere nessun tipo di facilitazione. Quindi non è che so come si comporta, tanto l'ho visto da altri. Ma sei proprio un stupido di merda, Fabio. Cioè, vedi le... Vedi le... Come l'ho schivata sta... E scendi. Ma mi ha filato il coso. Ok. Va bene. Tu non puoi arrivare in una nuova fase e infilarmi un naso nel culo. Con tutto il rispetto. E lo scelto del tuo trapasso per queste cose, davvero buon naso. Va bene. Non mi ha fatto capire niente. Ora so che c'è uno che devo stare attento al suo naso. Perché c'è scritto così. Naso. Ma ci voglio, altri 20 anni per capire che cazzo fa quello. Quando tira sto coso, devo... Attento al nazzo. Allora Felix, non ti ci mette pure tu. Fermi! Calma! Devo bere, calma, calma. Mi lascio così. Vado a bere. Terza fase, tre vite. Devo idratare.
Innanzitutto era meglio togliere il... Tanto mi sono mutato, vabbè, tanto non è successo nulla. Ora cosa succederà? Io probabilmente perderò le tre vite instant, perché non ci capirò nulla. Però già siamo tre vite, ho tre possibilità di capire cosa succede. Andiamo. Minchia. Minchia, come faccio? Allora, come faccio a capire cosa... Non ci ho fermo. Io devo... Cioè, io non ci ho capito un cazzo. Sta cosa esce, sta lingua. Sì, 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 qui sono morto come un pirla. Tanto... Va. Calmi tutti. Ormai... Ormai il suo livello è sotto... Sotto mano. Là. Ma dall'altro lato fa pure qualcosa. Vabbè, guarda, ci proviamo. Sì, Fabio, però... Vabbè. Il pisello magico. Ok. Americano bubba. Fabio. Io sto in silenzio. Io devo concentrarmi un po'. Io devo arrivare a... devo fare... Ora stoppo. Per aver perso una vita, stoppo immediatamente. Cosa c'è, Nicola? Sono stupido, Fabio, che cazzo c'è? Ossia, Frank. Oh shit, vabbè. È pieno di sardi qua, sì.
Ma Sardegna è bella. Voglio andarci, ma non dal lato di Sisano. No, stupido di merda. Ho perso... Ok. Fermi. Mi ha colpito, bastardo infame, la tua mina. No, fica. Sei calmo, Lienza. Questo scrive solo per insultare, guarda tu. E sono arrivato a metà della terza fase. Dai. Sì, no, ma se arriverà, raga. L'unica cosa, non ho ancora capito come esce la lingua di questo. E ci darà con tre vite e ce la facciamo. Mi dispiace, non sto. Sì, esce andato, finché ci siamo. Dio mio, quella cazzo di motoresa. Ma non è vero! Vabbè, tutti danno... Va bene, Fabio. Subito. Oh, ora sto iniziando a sbagliare dove non sbagliavo mai, eh. Tipo qua. Sapevo che spuntava da solo, giustamente sono saltato lo stesso. Dai, dove devo giocare a Overwatch. Non l'ho proprio visto. Minchia, non l'ho proprio visto. La partita a Tricky Towers, va bene. Guarda, è sicuro. Ce l'ho proprio installato, Tricky Towers. Bella la musica come al solito, però. Come al solito ho preso un danno a minchia. Non ha saltato. No, no, aspetta, non ha fatto... Mm.
cazzo è resa. Perché sono mutato questo? Fabio. Cuphead è un gioco da fare con molta calma. Madonna. Minchia quanto vicino ci sono andato. Guarda quanto ci vado vicino, bravo Fabio. Guarda quanto ci vado vicino, pom pom pom. Io sono rilassatissimo, guarda. So che sono l'ultima. Non l'ho voluto usare. Giù ci posso andare però. Giù ci posso andare. Tutto state mettendo, tutto. E giù ci posso andare, posso quindi evitare qualcosa. Sai che secondo me devo colpire il naso anche io? Cioè, sì. Ho impressione che devo colpire il naso come lo chiama lui. Beh, ma è una bella inculata per caso. Fabio. Perfettamente sì, bravo, sì, sa, non so perché metto quello. Lascio quella che cerca e vediamo dove va. Non sono riuscito a fare. Quella mia è presunzione di dire ok, riesco a evitarlo. Il naso. Comunque io non prendo danno se salto davanti a lui. Ok. Sono davanti a lui, non prendo il naso. Cioè non prendo il naso, non prendo danno. Lasciamo, ok, io sono qua. Ora, obiettivo finale, tutte e tre le vite.
È l'ulti, chiamiamola ulti. Deve essere solo, esclusivamente. Porco demonio. Basta. C'è questo squagliato adesso. È uscito da Covid. Lo sta facendo tornare il Covid in un caso. No, ma porco demonio, Fabio, dai, dai, dai. Leggete! Che danno da pirla volume 4. Tanto avevo visto Cuphead di Damarco. Damarco c'è il cielo. Cioè, non è facile riprendere, anche lui l'aveva ripreso dopo un bel po'. Cioè, non è facile rigiocarlo, eh. Cioè, Verme di merda. Ai. Tanto lui ha le prese con King Dice, tanto l'ho visto. Con Redato. Minchia, mi ricordo ancora quel cazzo di posto. E finalmente ci voleva, eh. No, non prenda riferimento. Ma povero Marco. Non prenda riferimento, cioè. Sono senza mani anche io, dici. Cioè. Aspetta, senza mani ci intendiamo. Va bene, danno di al cazzo devo prenderlo. Il danno della minchia devo sempre prenderlo. È proprio una tassa quello al danno. Boh, ma uno così no. Vediamo cosa dire la magia. Basta con le predizioni, si sa.
Basta. Non so perché. Come non ti resta nulla, Nicola? Così imparate a scommettere sulle cagate che vi mette sì. Vabbè. Iniziando a prendere i danni proprio a cazzo. No, ho proprio sbagliato. Madonna santa! Cristino Doreno! Angulo! Vabbè, vabbè. Il danno così fa molto meno danno, ovviamente. Non lo so perché l'ha fatto questa storia. L'ho preso. Era la fine probabilmente. Sì. Non me ne vado di qua fino a quando non l'ho finito. E quante live ci farò su qua, per Dio? 80.000. Ma poi chi se ne frega di portare in vita questa qua? Ma ritorniamo. Chi se ne frega di portare in vita Calice? E chi se ne frega? Ma sei stupido, sei! Porco demonio, con muto. E via questi piselli. Pregio. Va bene. L'ho vista la serie di Cuphead, ho visto una puntata su Netflix quando avevo Netflix. Mi sono detto me la guardo, poi mi sono messo a guardare tutt'altro e è scaduto l'abbonamento di Netflix. No, ho scaduto. Non potevo più permettermi Netflix e l'ho chiuso. Mi ricordo c'era la voce di Davide Carbolino di Nobita, vaffanculo. Su Magman, se non sbaglio, era la voce di Davide Carbolino. Quanti danni. Devo provare con Dallas se il DST si può fare.
Lo facciamo in due piuttosto. Vabbè Fabio. Dovrebbe far danno. No. Ok. La palla si può distruggere. Cioè la palla con i tre si può distruggere. Va bene, a colpire. Da lì. Quella, si sa, quella ricerca fa poco danno. Cioè, ok che... Ok dice che ti aiuta. Minchia, però ci sbrighiamo nel 2030 noi. Veramente. Con tutte e tre le vite. Cioè vi rendete conto? Sto perdendo più vite qua che nella seconda fase, che teoricamente è la più stronza rispetto a questa. Sì, sì, hai ragione, lo si sa. Sto dicendo che... Lo sto dicendo che hai torto, eh. Colpirà ugualmente in questa maniera, cioè. No. Posso dire una cosa? Ho sbagliato. Sono stato stupido. Comunque. Cioè, sono stato proprio minchia qua. Sono stato proprio minchia. Che errori del cazzo che ho fatto. Però io non capisco se l'ulti. No, io non capisco se l'ulti comunque. La. Devo colpire obbligatoriamente la lingua. Cioè, la lingua che gli esce dal naso. Oppure. Ma come faccio ad andare a colpire il naso senza che poi io prendo danno? Si sa. Cioè, ecco perché. Ecco perché. Il mio timore è questo. Cioè, quello è il problema, capito? Thank you.
Ma porco demonio, dai, non è vero. Questa è una cazzata! No, vabbè. Ci siamo capiti che volevo dire. Vabbè. Oh! L'ho fatto questa cazzata, sono morto. Vabbè. Vabbè. Porco demonio! No, no. Sì, è anche una cazzata quello che ho fatto, sì, sì, sa, esattamente sì. Ma porco demonio, non so. Sì, tutto. Perché ci facevo giù? Ci ho perso il senso della cosa, vero? Vabbè, io gioco in maniera molto aggressiva comunque, eh. Cioè. Non è vero, non è vero, non è vero mai nella vita quello che succede. Vabbè. Va bene, Fabio, va bene, va bene, va bene. Continua a giocare così. Non so se le bombe dovrebbero aiutarmi, però è porco demonio. Oh, il danno è sempre su questo cazzo di coso qui. Il danno è sempre e soltanto su quel cazzo di... E poi c'è nemmeno bisogno sempre di scappare da lì. Boh, vaffanculo. Vabbè, no qua, sto passando. Oh. Vabbè, ho saltato, dai. Ho saltato e non è saltato tu. Sono solo le 3:30. 2 ore su sto cazzo di livello. Vabbè, non sono proprio 2 ore. No, proprio bene, quante delle sono? Se non riesco a fare un livello a live è finito. Oh,
Sì, poi lo compro, però sto, ormai non esco più dal livello per... sono a fine live. Cioè, ormai a fine live non faccio nulla. Succedendo fuori. Dove c'è di Cuphead? No, è in quel di lei. Cazzo, stanno muovendo. Vado l'ulti quindi così, con quello verde, raga. Bravo. Non riesco a capire da dove... Io non riesco a capire da dove esce sto naso. Cioè, sono stupido io? Non riesco a capire da dove esce il naso. Si vedrà, sono stupido io che non lo vedo. Cioè, sono talmente concentrato nelle minchiate che non lo vedo. Ma dall'altro lato! Vabbè, stupido. Beh, effettivamente... Vabbè, io sono stupido. Sono proprio stupido. Bello, lo vedo, ci sto e ci sto davanti. Lo vedo, ci sto davanti. Lo sto facendo esplodere e io lo colpisco. E la madonna. Questo stupido, io sono voluto morire. Cioè il primo danno della seconda fase l'ho preso letteralmente a cazzo, veramente. Veramente preso a cazzo. Ora mi sto... sto iniziando a stancare. Vabbè. Sono stanco, sono stanco. Facciamo le ultime tre tentative e poi lo si riprende mercoledì. Poi ovviamente mercoledì ha mente molto più fredda e lucida, sapendo ormai come si comporta tutto. Probabilmente riuscirò a sconfiggere. Io come cazzo fanno a fare 12 ore di Cuphead, vado a giù. Ma sono stupido, no, se mercoledì ci prendo un'altra live così mi alleno e ritorno successivamente, cazzo. Se mi rigioco tutto in modo
Me lo rigioco tutto in modo di riabituarmi, cioè basta. Ma lo sapevo che poteva finire così. Vabbè, vedi che sono stupido. Cioè proprio mai mi sono... Il mio cervello si è arreso. Si sa, l'ho droppato dopo 2 giorni del day one il primo Cuphead, e l'ho ripreso 3 anni dopo. Poi l'ho finito in live. Vado è vero. Sì, secondo me sì. Dalla ci sta giocando a Cuphead pure questo periodo. L'ha ripreso un po' in mano. No, Fabio! Stavolta non pensavo si fermasse. Non pensavo si fermasse. Madonna, quanto veloce. Ero di qua, dovevo andare di là. Perché mi sono andato di là? Ero nel lato giusto, Fabio. Eri nel lato giusto. Eri nel lato giusto e sei andato nel lato sbagliato. Ero nel lato giusto e sono andato nel lato sbagliato. Mi immagino come vi stiate divertendo a guardarmi sbagliare. Cioè, sta assolutamente... Se bello già è talmente un po' di più e va nelle opzioni. Faccio ricola di cola. Perché vedi non scende? La puttana vacca di quella puttana. Chissà se l'ho danneggiato. Guardami, guardami. C'ero in mezzo a 20.000 persone.
Il padre! Ho perrato! Polperre! Non è vero! Allora, potevo stare abbassato! C'avevo il perro e non l'ho usato, va bene, va bene. Dici, perché Fabio non ha usato la B? Non lo so. Non sapevo quando cazzo era il modo più opportuno per usarla. Questo è vero. No, Nicola, vai tranquillo. Faccio l'ultimo. Lo so che non lo dici per la mia salute, lo so. Non lo dici per quello. Sto un po'... Ora vado a far merenda. Stupido di merda, perché fai... No, cioè. Cioè, che cazzo... Vabbè, basta. Sono fatto i coglioni, basta. Basta. Dov'è il negozio qua per shoppare le cose adesso? Ecco qua. Sparo dritto con un buon danno. Si spezza in proiettile alla ricerca dei più deboli. Si spezza in proiettile alla ricerca più debole. Questo qua è il... Parata per... Ottiene un espirato con la prima, la seconda e la terza... Con la prima, la terza e la sesta parata. Convergenza. Ex letto lampo, sparo penetrante a triplo tutto schermo. Premi blocca per ridurre la rosata. Vedi che lotta. C'è un cos'è legge ignota. Sparo rapido con traiettoria. E questo qua sarà, giusto? Però è a 4, non posso comprarlo. No, non posso comprarlo. Quindi è che non vedo che cosa dice comprati lo sparo. Non posso comprarlo. Ma ok, non c'è un run and gun anche qua? No, ma lo so Nicola, cioè, me ne rendo conto. Questa è la rocca della rocca, che è quello dove c'è il coso. Quindi solo un boss è qui sotto. No, Golia Gran Sansi da Bietti Nanetti di Nathan. No, ma io non voglio vederli più adesso. Ma è basta, oggi ci fermiamo qua. Allora ragazzi. Lo so. So che non abbiamo, sono riuscito a fare chissà cosa, però lo sapevo, lo immaginavo, non sono stupido. Dopo due anni non toccavo, due anni anche più che non toccavo Cuphead, era ovvio che non potessi pretendere di fare qualcosa nella prima live, ok? Ormai so come
Ormai so come funziona questo quel boss lì. Probabilmente mercoledì, ambiente un po' più fredda, dopo più di un'ora che ci ho combattuto, un paio d'ore che ci ho combattuto, sarà, non dico facile, però magari credo che durante la prossima live riuscirò a sconfiggerlo. Almeno ci spero su questo. Tanto sono, cioè, manco stanco, cioè, va così. Allora, signori, prima di lasciarvi c'è una ruota da girare e poi andiamo a vedere se c'è qualcuno da raidare. Fa tutto rima. Nicola, tocca a te girare per l'ultima volta la ruota, vediamo quanti punti ti dà e poi vi dico gli appuntamenti di domani. Vediamo un po' questa ruota così tardiva per Nicola, che cosa, quanti punti gli consegna. Non ho parole, ma ho solo bestemmie. Almeno cosa? Eh? Vedi, parliamo del diavolo e spunta Marco. No, ciao Marco. Come sto? Dopo 2 ore di Cuphead, sto catafratto, Marco. Ciao Marco. Ciao. Ciao Marco. Come stai, Marco? Stavo giusto sparlando di te, di quando giocavi a Cuphead nelle tue ultime live che ti ho beccato. Cioè, io stavo facendo il DLC e vabbè, dopo 2 ore non abbiamo fatto nulla. Mi hai fatto perdere tutti i punti, era il minimo il jol, il minimo sto cazzo. Mi sono divertito un sacco, detto così, è molto bello, mi sono divertito pure a. Demotivato, sfinito fisicamente e mentalmente, oltre che con la pressione che si impenna. Non ho la pressione che si impenna, io sto bene. Sto stanco, però. Allora, non è malaccio il DLC di quello che ho visto. Ho fatto un primo boss e non sono riuscito a sconfiggerlo in questa live. Sì, ok, grazie. Grazie al cazzo. C'è 2 anni e mezzo, 3 anni e non tocco capito. Fammi vedere se riesco a vedere quando è stata l'ultima volta che ho giocato a Cuphead, che era in una live ovviamente. Aspetta un momento, così vi dico. Non è una scusa, cioè io sono scappone, lo sapete. Allora, Cuphead. 2017. Allora, io l'ho fatto nel 2019. Cioè io ho una live intitolata Cuphead 26 aprile 2019. Quindi io l'ho fatto tutto nel 2019. L'ho ripreso, l'ho fatta al day one, 29 settembre 2017, poi l'ho abbandonato perché non ce l'ho fatta più. Dopo 2 anni l'ho preso, l'ho ripreso e l'ho finito in live. Quindi vi faccio capire quanto, dopo quanti anni lo sto rigiocando. Tutto qua, non è una scusa però. Allora, signori belli, io vi ringrazio per avermi seguito. Stavo guardando chi c'era da fare un raid. C'è Ferro Gigio, quindi adesso riporto da Gigio, almeno raido qualcuno. Tanto fa pure Zelda, sta facendo proprio il coso. Allora, signori belli, Cuphead torna mercoledì. Vediamo se finalmente riusciamo, dopo questo lungo pomeriggio, a fare almeno il primo boss. Domani cosa c'è? Beh, domani alle 13:30 aspetto teoricamente con Super Mario Maker 2. Teoricamente, poi se ci vuoi fare qualcosa con Dallas, che visto che è qua, che sta aspettando, vedremo. Non sarà Overwatch, quello è poco, è sicuro. Cazzo c'è? Va bene, si sa. Guarda, piuttosto che dare quella persona lì, ok? Piuttosto che dare quella persona, mi taglio i coglioni. No, non ho visto chi c'era, cretino. Riporto da Ferro Gigio, sigla finale. Signore, passate a salutare Gigio, mi raccomando. Io vi ringrazio per avermi seguito. Sono ancora catafratto, scusate. C'ho ancora mi fa male ancora il petto dal Covid. Vi auguro un buon inizio di settimana, ragazzoli belli. Grazie per avermi seguito, ringrazio anche per il follow. Grazie a tutti voi per essere passati, per chi ha lurkerato, per chi ha scritto, grazie. Vi aspetto domani intorno alle 13:30, sempre con Cuphead.
Super Mario Maker 2, Cuphead torna mercoledì, sempre se non l'ho recitato male durante la prima mezz'ora. Tutti da Gigio, ciao! A domani! Ciao, ciao, ciao! E buon giovedì a tutti, va bene, Ludo! Ludo! Meno birra, eh!